Buonasera, sono Isabella Rosa Pivot e per i video di informazione e cultura in VDA sono in compagnia di Fabio Porlioux, un grandissimo stilista valdostano che sta facendo parlare veramente molto di sé in tutto il campo della moda europeo. Fabio si sta occupando di un progetto veramente importante a livello sociale. Di cosa si tratta? Allora, si tratta ovviamente di fare una sfilata con solo donne amputate. Questa sfilata si terrà a Parigi il 26 di settembre presso l'Hotel des Invalides. Il nostro obiettivo è quello di appunto portare in passerella queste donne per far capire a loro e a tutte le persone che si trovano nella loro stessa situazione che anche esse possono essere femminili e donne soprattutto. Un bellissimo progetto che però non si conclude nella sfilata in sé, infatti all'interno c'è una raccolta fondi molto importante. Ne parliamo con lo zio di Fabio, Romuald, che è coideatore del progetto, che ci racconta un attimo di questa raccolta fondi. Sì, allora la cosa importante per far sì che si possa fare questa sfilata è riuscire a portare a termine la raccolta fondi. Abbiamo fatto questo sulla piattaforma Ulule, è una piattaforma che funziona molto bene. L'unico problema è che la prerogativa di queste piattaforme è che hanno una formula che è quella del tutto o niente. Che vuol dire che bisogna raccogliere la cifra stabilita fino all'ultimo centesimo, se no non si prende assolutamente nulla. Per questo motivo noi abbiamo messo un importo che era comunque abbastanza basso e che pensavamo fosse nelle nostre possibilità, quindi abbiamo fissato un importo di 1.500 euro, che purtroppo non è sufficiente per coprire tutte le spese. Dobbiamo muovere 25 persone, tra cui 15 modelle e altre 10 persone dello staff, dobbiamo riuscire a muoverle e poterle alloggiare a Parigi. Quindi dobbiamo cercare di portare ancora avanti, al di là del limite di 1.500 euro, la raccolta fondi sulla piattaforma Ulule. Quindi mi raccomando, dov'è che possono accedere alla piattaforma Ulule? La possiamo trovare sulla pagina Sì, di Fabio? se la potete trovare sulla pagina Facebook Phoenix Alternative Models, ci sono diversi link, oppure andando sulla piattaforma ulule.com, andando a fare una ricerca su Phoenix Alternative Models. Mi raccomando, tutti aderiamo per piacere e vorrei fare adesso una domanda a Fabio, rivolgermi esclusivamente a lui perché c'è una questione importante che vorrei chiederti. Vedi, tu ti sei sempre occupato di esaltare la bellezza femminile in qualunque forma essa sia. È stato sempre un tuo obiettivo, un tuo progetto fondamentale. Lavori in un campo che è stato spesso criticato perché è standardizzante la figura femminile. Ritieni che un po' questa cosa stia cambiando nel tempo o che sia ancora necessaria una rivoluzione radicale? Allora, fortunatamente, diciamo che negli ultimi anni qualcosa sta cambiando. Si sono viste in passerella modelle curvy, modelle con problemi di pelle, quindi con la vitiligine, si sono viste in passerella già qualche modella amputata e quindi diciamo che un po' alla volta, fortunatamente, questa cosa sta cambiando. Quindi proprio l'idea di bellezza, cioè, non è più così standard, insomma, diciamo. Quindi un po' alla volta ci stiamo muovendo, ma non basta ancora, bisogna proseguire ancora verso questa strada. Ringraziamo Fabio, vi chiediamo di mettere like alla sua pagina, di seguirlo e di aderire a questo progetto con noi. Una buona serata.